Ciao a tutti ragazzi e welcome back nel nostro canale. Siamo in partenza per festeggiare. Siamo già partiti. Siamo partiti da 2 ore e mezza. Ci siamo svegliati alle 3:30 stamattina. Siamo partiti alle 5. Siamo in direzione Reggio di Caserta. Prima tappa di questo viaggio super super pieno di cose da vedere e cose da mangiare soprattutto. Siamo arrivati! Eli è super concentrato, abbiamo il navigatore qui e questa è l'accoglienza a Caserta. Io sono una stampa completa su quello qua. Non Elia che sta leggendo le informazioni prima dell'ingresso della Reggia. Lui è il turista modello. Ha già stampato tutti i biglietti. Solo i biglietti di una buona qualità e ci siamo. La Reggia di Caserta è ancora oggi la residenza reale più grande al mondo per volume. A volere la sua realizzazione fu il re di Napoli Carlo di Borbone, che in forte competizione con la famiglia reale francese desiderava costruire una reggia in grado di poter sfidare Versailles. La magnificenza e l'imponenza della struttura si notano fin dall'ingresso, 1200 stanze e 1742 finestre per un totale di 47.000 metri quadri. Anche solo percorrendo i primi gradini ci ha impressionato la maestosità della reggia. Non tanto per i materiali, marmi, scale, giardini, fontane, ma proprio per il fatto che qualcuno abbia pensato di realizzare un edificio così. Concordo. L'uomo dei piccioni. Cado il dito con l'acqua. Lo chiamavano amico degli animali. San Francesco. Siamo arrivati alla fine del percorso della Reggia di Caserta. Finalmente. Questa è l'ultima fontana cascata letteralmente. Prezzo del biglietto 15 euro a testa, compreso ovviamente l'interno della reggia, e per chi dovesse avere uno zaino ingombrante non si può entrare all'interno della reggia con lo zaino grande, te lo tengono custodito e non costa nulla. Ne vale la pena? Sì, assolutamente. Cioè, se non l'avete mai vista, venite a vederla. Se fate il percorso pedonale sul giardino, noi vi consigliamo la bicicletta. E di portare anche un po' di cibo e un po' di acqua. O la fate a piedi, o in bici, o in bus. In bus non vedete quasi niente, in bici potete fermarvi. A piedi è veramente lunga. Per il momento, solo andata, abbiamo fatto 5 km, quindi è veramente una bella sfacchinata. E per il noleggio potete scegliere sia bicicletta normale a 4 euro l'ora, sia la bicicletta elettrica a 6 euro l'ora. Ci dirigiamo in questo momento al giardino degli inglesi e poi proseguiamo verso l'uscita. Eccoci! Il giardino degli inglesi è stupendo, che poi in realtà non è il giardino degli inglesi ma è il giardino inglese. Laghi, cascatine, bello, stupendo. Squali. Statue. Squali. Abbiamo anche visto i fiori di loto, stupendi, mai visti prima, bellissimi. E adesso ci dirigiamo verso la fine, verso la pizzeria. Aspettativa su questa pizza? La mia prima pizza napoletana vera in Campania. Siamo arrivati all'hotel Napolitano, questa è la camera da letto, Elia, TV, zona ufficio, cabina armadio, piccolina però funzionale, e il bagno che è gigante, cioè più grande il bagno praticamente della stanza, una Azu decisamente scottata, doccia gigante, servizi,
Questa è la veduta. Siamo in via Toledo. Abbiamo preso un po' di provviste che ci serviranno più che altro per domani, per il trekking sul Vesuvio. Vi facciamo vedere velocemente che cosa abbiamo preso al Sole 365, un supermercato che noi non abbiamo. No, non abbiamo, infatti. Gallette di farro, gallette di riso, questa è proprio una chicca, una cassetta d'acqua da mezzo litro. E gli assorbenti. Quindi una buona idratazione per camminare e un po' di carboidrati sempre per camminare. Detto questo, adesso andremo a vedere questa parte di Napoli che sinceramente ci è sconosciuta, sì. Però hanno lasciato un sacco di recensioni positive in internet, quindi siamo molto propensi ad andare a vedere. A dopo. Corridoio del nostro hotel, un bellissimo rosso e giallo. E adesso vi facciamo vedere la parte migliore, che ricorda qualche serie TV. Mare fuori. Sedetevi, sedetevi, riposatevi, trastullate. Oddio. Mamma. Ora di cena, primo giorno, volevamo andare a mangiare la pizza da Michele. Viene a Napoli, la pizza da Michele è la più famosa in assoluto, non devi andarci. Prendiamo il biglietto, avevamo 100 persone davanti per mangiare una pizza di fila. E così ci avviamo verso l'hotel. Troviamo lo street food di Vincenzo Capuano. Abbiamo preso così per scherzo due pizze fuori di testa. Cioè non ci aspettavamo di trovare una pizza del genere in un posto così letteralmente sulla strada. In mezzo al traffico. Io penso che la pizza sia strepitosa, il pomodoro, la mozzarella, il prezzo, è proprio fuori di testa, l'impasto, il cornicione, la morbidezza del cornicione, il fatto che te lo mangi dentro Napoli praticamente, è fuori di testa. Il gestore del locale è favoloso, cioè lo porterei a casa con me, cioè con noi, è un gentleman vero e proprio, bravissimo. Stupendo. Però piccantina, a te non so se no. Ma è lascio la piccante a lui. Beh, non so la via, ragazzi, ve la lasciamo qui sotto, ma senza parole. Per il momento senza parole. Arrivati al momento la colazione, un sacco di roba, pastiera napoletana crostata, vari semini, cereali, fibre, eccetera eccetera, colazione salata, un po' per me, un po' per Azzurra. Io Azzurra. Ho aggiunto però a differenza tua questa torta al cioccolato che poi vi farò sapere com'è. E guardate cosa ha preso con la crema pasticcera, che è da mettere a parte. Il tutto con, guardate Azzurra che bello del che ha preso, vista sui quartieri spagnoli. Ed io ho avuto un piccolo problema col caffè americano, ma in realtà non è colpa sua. Non va il termos. Perché manca il tubo che tira il caffè con lo stantuffo. Non veniva giù. Ha chiesto. Continuo a mangiare il mio muesli con yogurt alla banana. Ultimo giretto oggi, abbiamo detto di tenerci light per sì, la giornata. Fortuna. Un po' di frittatina col yogurt, proteine e grassi buoni. Io volevo assaggiare un cornetto. Mi ero promesso di non mangiare molto dolce, ma non ne ho mangiato molto, sono appena vero. No, si è tenuto leggero. Sono stato molto bravo. Che facciamo dopo? Dopo andiamo a vedere Napoli.
Praga comunque, no? Vi consiglio vivamente di andare a vedere Napoli sotterranea. La cosa più bella, secondo me, da poter fare a Napoli. Oltre sì. Che sì, vederla, però Napoli sotterranea è stupenda. Napoli, abbiamo iniziato con una bellissima camminata sul lungomare che poi troviamo qua. Prima mi ha fatto una bellissima sorpresa con la candelina dei 6 anni, perché oggi ricordiamoci del nostro anniversario. Sta buona! Festeggiamo 6 lunghi anni di rapporto. Per pranzo abbiamo deciso di andare a mangiare da Capuano. Andremo nella sua pizzeria principale, che dovrebbe essere quella Lungomare, quindi speriamo che ci sia proprio lui oggi a fare la pizza. Abbiamo incontrato chi? Rossella Migliaccio. Io adoro Rossella Migliaccio, per chi non la conoscesse, è una consulente d'immagine. Colei che ha portato l'armocromia qui in Italia, averla vista dal vivo è stato stupendo. Niente. Ci vediamo più tardi. Posso dire una cosa che secondo me vale la pena. Sono appena uscita dal bagno e l'ho trovato così. Ditemi cosa dovrei fare. Cosa? Sto sfruttando le pizze. Ho staccato un pezzo, vabbè non fa niente, ho staccato un pezzo di tenda. Vabbè. Appena tornati in hotel dopo il pranzo. Per la prima volta abbiamo provato la montanarina, il ragù della montanarina era spaziale. In realtà non c'era niente di così... di particolare, una cosa molto semplice. Esatto. Non l'abbiamo mai mangiata, non sappiamo che cos'è, ma credo sia proprio parte dell'impasto della pizza, fritto, e poi sopra vanno a mettere il ragù con una foglia di basilico in quel caso, per farlo poi varie tipologie. Noi volevamo sentire la classica, la più semplice, e buonissima. Buonissima. Leggera, leggera, il fritto non stomacava. Sì, come diciamo. Pomodoro dolce, buone le scaglie di parmigiano sopra, secondo me è ottima. Crocche di patate, cosa ne pensi? Crocche di patate molto buono, l'unico margine di paragone che abbiamo è con quello di Lioniello che abbiamo mangiato ieri. Buoni entrambi, sì. Questo più corposo direi, sì. Più grande, più corposo, buoni entrambi, molto buono. È anche più crunchy rispetto all'altro, cosa... e un'altra cosa che ho notato è che il fritto non si sentiva anche lì molto, cioè si sentiva il crunchy quando mordevi, ma non tanto il fritto sulle dita. Il fritto è veramente pulito, è veramente pulito. Pizze, abbiamo scelto una margherita per capire la base ed una tetti illuminati, che è pistacchio, granella di pistacchio, mortadella. Buonissima. Era esattamente come me l'aspettavo a livello di aspetto estetico, visto che seguiamo Capuano sui social. Dopo ieri sera che siamo stati al suo piccolo street food e abbiamo provato quel tipo di qualità, ci aspettavamo tanto e quindi era quasi un rischio andare in pizzeria. Ma non così tanto. Ci ha veramente stravolto, cioè non ci aspettavamo una pizza del genere, impasto, buonissimo. Veramente una persona senza denti riesce a masticare, a rompere quell'impasto, ingredienti di primissima qualità, ne mangeresti una vagonata perché sono straleggere. E quella margherita classica, uno vabbè, è buono, il pomodoro, la mozzarella, tutto quello che vuoi, si taglia in bocca, va bene.
Per quanto invece riguarda quella con la mortadella e la granella di pistacchi, di solito le abbiamo già provate, diciamo svariate di questo genere. Rispetto alle altre non è pesante, cosa che invece ti aspetti poi da quel tipo di pizza, perché comunque parliamo sempre di pistacchio e mortadella, che è grasso per eccellenza, e invece il grasso lì non c'era. La migliore pizza mai mangiata finora, ovviamente non abbiamo grandissimi margini di paragone, però... No, a Napoli però, in esatto, linea generale di pizza ne abbiamo mangiate tante. Esatto, era veramente buona. Io il primo morso che ho dato ero senza parole, cioè proprio mi veniva la lacrima. Sì. Buona. Locale bellissimo, sì. Piccolino, bellissimo. Pulito, super elegante. Pulito, carinissimi camerieri tutti quanti. Mm-hmm. Abbiamo speso, scontrino alla mano, 28 euro, due pizze, crocchia di patate, sì, montanarina, acqua. E tutto è secondo me un sì, prezzo... Sì, un'experience veramente da fare, da consigliarvi, ma... Cioè da riandarci anche tra sì, mezz'ora. Per quello che vi dà assolutamente avrei pagato di più. Sì, assolutamente sì. Bellissime le forbici dorate ad ogni tavolo, ad ogni singolo tavolo. Bello tutto, bello tutto. Ti senti a Napoli però con molta serietà, non lo so, con meno turistico degli altri, sì, ecco, sì, molto sì, bello. Molto meno turistico. Molto bello, e poi abbiamo avuto il piacere di conoscere il nonno di sì, Capuano, per cui, cioè, meglio di lui. Nonno Enzo. Quindi, niente, andiamo. Sì. Penso sia arrivata l'ora. Si va? Vesuvio, ci siamo. Oh! Zero. Zero. Ciao! Bang. No, non è vero, Moro, non ti manderei mai a fanculo, davvero, io ti amo. Sto facendo un po' di clips, Oh, senti, mo te ne vai a fanculo. Guarda questa che bella. E c'è così, Maro, Napoli, mille culure. Dun, 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 dun. Napoli, mille paure. Siamo fermate. Stiamo aspettando e nel mentre Elia ci mostra la sua acqua con sali minerali. Come ti senti, Amo, prima di questa salita a Vesuvio? Bene, non sembra, e io ho sfiduciato fino all'ultimo minuto. Azzurra ha detto: metti il leggings e porta la felpa nel parcheggio qui sotto, 4 km di strada più in giù. Era un caldo bestiale. Qua, praticamente all'entrata, tira un vento, è molto più freddo. Infatti l'ultima notte non molto caldo, e tra poco metterò la felpa. Sì, quindi portatevi qualcosa per coprirvi. Stiamo letteralmente camminando il cane. Dal pomeriggio a Vesuvio. Potete ben notare dalle nostre espressioni quanto stanche e dal nostro rossore visale e bracciale. È stato bellissimo. Io non me l'aspettavo così grande. Nemmeno io. Il cono è gigante. Io non ho mai visto un vulcano in vita mia. Non me lo immaginavo con un cono così grande. Ovviamente, vabbè, è il grande cono, quindi uno, vabbè, se lo dovrebbe aspettare. Però non me ne sono mai... non lo so, non me lo immaginavo così. Bellissimo. Se venite qua non potete non andare. Sì, assolutamente. Vesuvio. Al Vesuvio. Il costo del biglietto quant'è? 15 euro a persona, testa. Da fare esclusivamente online. Le uniche cose da sapere sono che avete un determinato orario, data fissa, quindi dovete andare quel giorno lì. L'orario è leggermente flessibile. Se avete la visita alle 4,
potete entrare dalle 3:30, quindi mezz'ora prima, fino alle 5:30, fino a un'ora e mezzo dopo dall'esatto orario del biglietto. Un'altra cosa che vi consigliamo è di prenotare anche lì il parcheggio online. Sì. Il costo del parcheggio è di 3 euro. Potete andare a piedi dall'ultimo parcheggio, il più vicino al cono, di 4 km. Lo sconsigliamo perché poi dovete camminare ancora per andare nel cono. C'è una navetta a disposizione, andata e ritorno vi costa 3 euro a persona. Con un totale di 6 euro avete parcheggio e navetta inclusa. Prima di iniziare la salita verso il Vesuvio c'è solo un'area di sosta bagno. Questa sarà la nostra ultima giornata qui a Napoli, perché domani andremo a Pompei, ma questo voi lo vedrete nel prossimo video. Quindi se non sei ancora iscritto ti invitiamo in primis ad iscriverti. Se vuoi venire qua a Napoli, noi abbiamo preso un hotel in centro che ha trovato Azzurra, siamo in via Toledo, abbiamo pagato 50 euro a testa al giorno. Sì. Prendete in considerazione che se venite in macchina, come abbiamo fatto noi perché dovremmo poi spostarci, è impossibile trovare parcheggio, ragazzi, letteralmente impossibile, quindi dovete affidarvi a un parcheggio privato. Parliamo di 25 euro al giorno, parcheggio coperto. Like, commento, iscrizione al canale. Ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Detto mangialo veloce che è morbido, quello è il cono. Come recuperarlo? Ultima perla di questo video, guardate lo spessore del portone. È blindato. Siamo a posto. Arrivati nel